Mazda offre diversi sistemi di intrattenimento audio per il vostro veicolo. Se il vostro veicolo è dotato di un sistema di intrattenimento audio diverso da quello indicato in questo video, fare riferimento al manuale di uso e manutenzione per informazioni aggiuntive. Il sistema audio può essere controllato tramite la manopola di comando generale, lo schermo a sfioramento o i comandi audio al volante. Alcune lingue supportano anche i comandi vocali. Per azionare il sistema di intrattenimento audio, inclinare o ruotare la manopola di comando generale e spostare il cursore su questa icona. Quindi premerla per visualizzare la schermata audio. Ruotare questa manopola per regolare il volume o premerla per disattivare l'audio. Premere il pulsante preferiti per accedere a una delle 50 stazioni memorizzate o premerlo a lungo per memorizzare una nuova stazione preferita. La lista dei preferiti è comune alle radio AM, FM e DAB. DAB è l'acronimo di Digital Audio Broadcasting, diffusione audio digitale. La disponibilità dipende dalla ricezione del segnale locale. Il sistema DAB permette di ricevere la diffusione audio digitale tramite il sistema audio della vostra Mazda. Fornisce una scelta più ampia, una ricezione radio migliore ed è facile da usare. Per le regolazioni audio, selezionare l'icona sulla schermata principale e visualizzare la schermata impostazioni. Quindi, selezionare questa scheda per scegliere il particolare che si desidera cambiare. Bassi, alti, fade, balance, eccetera. Sullo schermo a sfioramento si può selezionare, toccare, scorrere o sfogliare, ma non è possibile ingrandire o ridurre la visualizzazione. Tenere presente che quando si utilizza lo schermo a sfioramento, il veicolo deve essere fermo o procedere ad una velocità inferiore ai 7 km orari, dal momento che lo schermo a sfioramento è disattivato a velocità superiori. È possibile sintonizzare la radio AM o FM tramite lo schermo a sfioramento, selezionando prima sintonizza, quindi una frequenza. Un altro modo alquanto pratico per controllare il sistema di intrattenimento audio è quello di utilizzare i comandi audio al volante. Premere l'interruttore di ricerca per passare alla stazione memorizzata successiva o precedente. Premendo e tenendo premuto l'interruttore di ricerca si otterranno tutte le stazioni utilizzabili programmate e non programmate. L'interruttore di ricerca può anche cercare o saltare brani quando si usano altri dispositivi quali audio USB o CD. Se disponibile, è possibile attivare la funzione audio tramite comando vocale, premendo il pulsante conversazione al volante e impartendo il comando dopo la segnalazione acustica. È importante parlare in modo chiaro e naturale. Non parlare troppo velocemente o troppo lentamente. Dire riproduci, quindi il nome del supporto che si desidera riprodurre. Ad esempio dire riproduci AM per commutare alla banda AM. Oppure dire riproduci CD per passare alla musica sul CD caricato nell'apposito lettore. Si può anche dire AHA o Stitcher per commutare a queste applicazioni, eccetera. Fare riferimento al manuale di uso e manutenzione per un elenco completo dei comandi. Tenere presente che per poter utilizzare AA e Stitcher come sorgenti audio, le applicazioni devono essere installate sul vostro telefono. Se si utilizzano queste applicazioni, potrebbe esserci un costo dati, in base al contratto che avete stipulato per il vostro telefono, in particolare se ci si trova all'estero. Il veicolo è dotato di una porta USB e di una presa AUX ausiliaria che permette di usare iPod, dispositivi USB o lettori audio portatili attraverso il sistema audio del veicolo. Basta collegare il dispositivo, quindi attivare il sistema audio del veicolo e selezionare AUX o USB dal menu sorgenti. Quando si utilizza la porta USB, è possibile controllare il dispositivo collegato tramite il sistema audio del veicolo o tramite i comandi al volante. Invece, quando si utilizza la presa AUX, la riproduzione verrà controllata tramite il dispositivo audio portatile collegato. Qualora si desiderasse riprodurre musica senza un collegamento fisico al dispositivo,
è possibile selezionare audio Bluetooth dalla schermata audio principale, usare questi comandi per riprodurre o far scorrere i brani. Se il vostro dispositivo Bluetooth è già collegato come telefono, è pronto per essere utilizzato come dispositivo audio. Per collegare un dispositivo non collegato come telefono, premere l'icona Comunicazione, selezionare Impostazioni, quindi Bluetooth. Quindi selezionare Aggiungi nuovo dispositivo. Sul vostro dispositivo Bluetooth, localizzare e selezionare la voce Mazda. Verificare che il codice visualizzato sul vostro dispositivo corrisponda a quello visualizzato sullo schermo del veicolo. Quindi selezionare Sì per completare la procedura di abbinamento. Fare riferimento al manuale di uso e manutenzione per ulteriori informazioni.